gli devi dire un numero dispari tra 1 a 10. 9. Faccio meno 2. 7. Ok, adesso con la calcolatrice devi fare il numero inverso di 7, quindi 1 diviso 7. 1 diviso, come sta guardando, sto pompando, ecco. Uguale. Ok, adesso lei scrive i primi 6 numeri dopo la virgola. I primi 6 numeri? Sì. Dopo la virgola. Quindi 1, 4, 2, 8, 5. Ma dei numeri 6, no? Sì, sì, ecco. Okay, sì. Adesso devi lanciare il dado e vedi quanto ci vuole. 4. Adesso devi moltiplicare 4 con questo numero qua. Con la calcolatrice. Ok. Okay, questo numero qua lo sai io? No, 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 è proprio così. E adesso indovino come fanno la chiesa. Tu lo indovini? Sì, sì. Ma è... è questo? Sì. Ah, ok, ok. E come mai? Perché io non ti vedo te un genio così da... No, è una... Non posso spiegare. Valeria, spiega matematicamente qual è il tuo. Allora, quando l'abbiamo chiesto di scegliere un numero dispari da 1 a 10, abbiamo fatto in modo che lei scegliesse il numero 7. Infatti il numero 7, facendo il inverso del numero 7, quindi facendo 1 diviso 7, le prime 6 cifre sono queste qui. Questo è un numero ciclico. E i numeri ciclici sono dei numeri che hanno delle particolari proprietà magiche. Per esempio, questo qui, se viene moltiplicato per un valore da 1 a 6, quindi uno dei numeri delle facce del dado, i risultati delle moltiplicazioni contengono sempre gli stessi numeri, che però sono messi in maniera ciclica. Quindi noi precedentemente avevamo scritto su questo foglietto i numeri e in base al risultato che è uscito tirando il dado l'abbiamo strappato in corrispondenza. Bene, bravi.